Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Leggo di due giovani che hanno portato in tribunale i genitori. E lo hanno fatto in ragione del fatto che i genitori non li hanno fatti sottoporre alla vaccinazione anti-Covid. In quanto minorenni, infatti, dipendono dalla volontà genitoriale. Ed evidentemente i genitori hanno iniziato a maturare qualche dubbio circa l'opportunità di sottoporre al sacramento della religione terapeutica i propri figli, anche alla luce, forse, dei molteplici dubbi che sono affiorati nel dibattito pubblico nelle ultime settimane. A colpirmi non è soltanto il gesto di giovani che portano in tribunale i propri genitori, ciò che già in effetti dovrebbe essere oggetto di un'attenta analisi in relazione ai rapporti tra genitori e figli nell'epoca postmoderna. Il genitore già da tempo ha cessato di essere simbolo della legge, dacché la legge stessa evapora al cospetto del desiderio anomico che si erge a sola legge esistente nel tempo della liquidità panconsumistica e pantoclasta. Oltre a ciò e più di ciò, mi colpisce, dicevo, la motivazione addotta dai giovani per giustificare la propria incontenibile volontà di sottoporsi al siero benedetto. Vogliamo il vaccino per essere liberi. Questa è la motivazione addotta dai giovani, secondo quanto spiegato testualmente dal rotocalco turbomondialista Open del direttore Enrico Mentana. Il siero benedetto per essere liberi, avete capito rettamente. Quel che si dice essere predisposti alla servitù con ebete euforia. Chissà se qualcuno si è preso la briga di spiegare a suddetti giovani che la libertà è un diritto fondamentale, che non dipende in alcun caso da ricatti e dalla necessaria assunzione di pozioni magiche o sieri benedetti. È in fondo il medesimo motivo che spiega il tragicomico affollamento nei cosiddetti hub vaccinali per gli Open Day, dove nelle ultime settimane, ricorderete senz'altro, si sono riversati migliaia di giovani desiderosi di assumere il nuovo sacramento della religione terapeutica, e ciò con il solo scopo di tornare a essere liberi e dunque di poter viaggiare per le vacanze estive imminenti. Chissà davvero se verrà mai il giorno in cui le nuove generazioni si accorgeranno di come sono state umiliate, offese e raggirate dall'ordine del discorso dominante. Ordine del discorso che, l'abbiamo ormai capito, promette libertà e diritti in cambio di cessioni di quote di libertà e di sovranità individuali, e ciò in aperto contrasto con lo spirito e con la lettera della nostra Costituzione. Si tratta a ben vedere dell'apoteosi di una gioventù disintegrata nella struttura e integrata nella sovrastruttura, come già andavo argomentando nel mio libro Il futuro è nostro, filosofia dell'azione. Si tratta di una generazione disintegrata nella struttura, dicevo, poiché i giovani oggi sono condannati al precariato e alla disoccupazione, alle aspettative decrescenti e alla miseria oscena dei lockdown, come se le disgrazie lavorative non fossero già abbastanza di per sé. Come se non bastassero, ci sono anche i lockdown ora per le nuove generazioni. Si tratta poi di nuove generazioni integrate nella superstruttura, dicevo, in quanto i giovani, umiliati quotidianamente, non hanno alcuno spirito di resistenza e di opposizione. Accettano con depressivo disincanto o con ebete euforia, vuoi anche con resilienza, per menzionare la parola magica del nostro tempo, la situazione desolante a cui sono condannati. Addirittura si spingono, questo è il punto, a volersi fare inoculare il siero benedetto, pur di tornare a essere liberi di fare le vacanze in giro per il mondo. Vi è poco altro davvero da aggiungere su codesta gioventù. Quel che è certo è che non vi è speranza che la redenzione possa, in un modo o nell'altro, giungere da essa. Né si può fingere di non vedere l'opposto contegno dei sanitari che in questi giorni, per combattere contro la vaccinazione obbligatoria, sono pronti ad andare incontro all'oscena sospensione del salario fino a fine anno. Metodi questi che nemmeno troppo lontanamente rievocano quelli dei regimi passati. E ci domandiamo allora, si arriverà presto all'olio di ricino e al manganello a nocumento di quanti non si pieghino cerimonialmente alla nuova religione terapeutica? Radioattività con Diego Fusaro.